Hola amigos, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere una bellissima aspirapolvere. In questi due punti ci vanno messi delle viti, così non si muove per niente. In questo bordo ci va messo un pezzo dell'aspirapolvere che aiuta a mettere tutti i pezzi dell'aspirapolvere sopra, che dopo vi farò vedere ovviamente. Ha il suo proprio caricatore, vedete che c'è scritto Tineco qui, e ora vi faccio vedere come si attacca. Proprio nella parte sotto, vedete qui, c'è il suo buchino per poter essere collegato e caricato. Ecco, questa è l'aspirapolvere di Tineco Purwan X e si attacca molto facilmente, e come vedete lì si è accesa la lucina. Quando fa questa lucina vuol dire che si sta caricando. Viene con vari pezzi e ora ve li faccio vedere. Questo qui è uno spazzolino piccolino, così potete pulire nelle parti dove non ci arrivate magari con cose grosse. Poi c'è questo qua che ha queste pelluzzine, potete pulire anche le tende e sì, lo potete usare per pulire quello che volete, e ha il suo pulsantino dove viene schiacciato ed esce e poi si rimette. Un altro pezzo dell'aspirapolvere è questo, con questo beccuccio tipo, dove potete pulire anche, cioè lo potete utilizzare anche per pulire la macchina, non solo pezzi di casa, ed è assolutamente fantastico e si aggrappa nella parte sotto sempre il pulsantino per poter toglierlo e rimetterlo. Questo pezzo invece viene utilizzato per pulire le parti un pochino più difficili da pulire, tipo i tappeti e cose così, e c'è sempre il pulsantino lì per aggrappare, e questa va dietro. Questo, tra virgolette, è il pezzo più importante, almeno per me, dell'aspirapolvere, ed è questo qui, quello che si usa di solito per pulire. Si apre con il bottoncino e si schiaccia ancora per toglierlo e cambiare i pezzi. Questo, tra virgolette, è il motore, la batteria, che si schiaccia lì nel bottoncino e si rimette di nuovo come prima. Questo è il bottoncino per accendere e va più piano per risparmiare energia. Se tiri su lì invece non devi tenerlo schiacciato, ma va da sola. Allora accendiamo così con la lancetta, così non dobbiamo tenere schiacciato, e poi schiacciamo nel bottoncino se vogliamo la potenza ancora più forte, perché qui l'aspirapolvere è intelligente, quando vede che è pulito abbassa l'energia. Per svuotarla basta schiacciare nel bottoncino nero e cadrà tutto quanto. Qui abbiamo la parte, quella grossa, quella importante dell'aspirapolvere, e qui sotto c'è tipo un piccolo motore, tra virgolette, che è la parte dove prende anche in tutta la sporcizia e si può cambiare. Vedete quanto è sporco? Invece l'altro è pulito. Vedete questo pezzo qua? In pratica schiacci e tiri su lì la lancetta e dentro ce n'è un nuovo tutto pulito, e quindi sì, lo mettete dentro quello sporco. Ora ve lo faccio vedere. Mettete quello sporco dentro e poi chiudete il tappino. Dopodiché prendete la parte grossa dell'aspirapolvere e ci mettete dentro quello lì, che era quello pulito, e poi infilate questa parte qui per riuscire a pulire quello sporco. Una volta infilato, schiacciate per tenere acceso, passate la lancetta così va da solo, e se volete potete schiacciare lì per farlo più forte, così si pulisce meglio. E intanto dovete girarlo, così si pulisce, perché dentro ha tipo un pettinino che lo pulisce tutto.
Una volta che vedete che è già tutto pulito, apriamo il tappino e tiriamo fuori il pezzo e vedete quanto è già pulito, molto meglio di prima. Guardate questo pezzo, anche se può sembrare un po' sporco, voi sbattete e guardate sotto, non cade proprio niente, è pulito. Ecco qua una Michelle che pulisce bene con la sua prima aspirapolvere ed è veramente fantastica. Ha anche una lucina, non so se vedete, così riuscite a vedere anche se c'è qualche sporco che magari voi con gli occhi non riuscite a vedere. È veramente fantastica, io ve la straconsiglio.